Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi voglio parlare della vittima del narcisista. Perché allora io ho fatto dei video precedenti in cui dicevo le caratteristiche del narcisista, un altro video in cui vi spiegavo le tre fasi del narcisista e il terzo video in cui vi dicevo anche come e perché il narcisista torna. E quindi adesso voglio fare un video anche sulla vittima del narcisista. Perché per chi non lo sapesse, narcisista non va da tutte o da tutti. Il narcisista di solito si sceglie una vittima debole, una vittima che magari ha sofferto, ha patito le pene dell'inferno in passato, una vittima bisognosa di affetto, una vittima che ha bisogno di essere amata. Perché no? E il narcisista sceglie questa tipologia di vittima, non va certo a scegliere una donna sicura di sé, una donna che per intenderci sa anche dire tanti no e pochi sì. Per intenderci, il narcisista non va certo da quella donna, perché quella donna l'avrebbe di sicuro scartato. Vabbè, anche una donna non va certo a scegliersi un uomo sicuro, cioè perché esistono anche narcisiste femmine, per la cronaca. Io non so perché, ho sempre questo pensiero così, forse perché io essendo donna ho avuto a che fare solo con narcisisti di sesso opposto. Quindi ecco perché, forse anche per questo che mi interessa tanto parlare appunto dei narcisisti, perché io stessa ci sono passata. Non vi dirò quanto tempo fa perché non voglio dare troppe informazioni. Ci sono passate in varie occasioni della mia vita, in varie circostanze, quindi non è una volta sola, per intenderci. Perché io di solito sono sempre stata una ragazza, ecco, per chi mi ha conosciuto lo sa, troppo buona, troppo disponibile, troppo punto che ama le coccole e tutto quanto, però spesse volte queste persone se ne sono approfittate. Però non sono qui a parlare della mia esperienza, perché altrimenti il video sarebbe totalmente diverso, cioè tanto vale scrivere, dare come titolo la mia esperienza con i narcisisti, ma io non voglio parlare di quello, anche perché sinceramente parlando, ora come ora, non mi va proprio toccare l'argomento. Detto questo, perché i narcisisti scelgono appunto questo tipo di donna? Ma per il semplice fatto che appunto con loro è facile manipolarle. È facile. Tuttavia, di solito il 90% di queste donne, perché di solito la maggior parte dei narcisisti sono uomini, è raro trovare una donna, però può sempre succedere. Però di solito sono uomini. Allora, di solito il narcisista sta bene con queste donne, perché? Perché queste donne, essendo insicure, il narcisista ha bisogno di esternare il proprio io, che non lo può fare se davanti c'ha una donna che per intenderci c'ha il fatto suo. Una donna che con due parole lo mette a tacere, giustamente, non può farlo. E per fare questo che gli serve il narcisista? Una donna insicura, una donna che non crede in se stessa, una donna debole, una donna sensibile, tutto quello che volete. Però a volte è successo, ma in rarissimi casi, che queste donne, facendo dei lavori con se stesse, diciamo così, lavorando su di loro, sono diventate donne totalmente diverse, sicure, magari tutte così, per dire. Non dico che uno debba cambiare carattere, però perlomeno diventate più sicure, quindi reagendo anche alle cose del narcisista, pure perché siamo onesti,
Una persona che vuole stare sempre in mezzo a lui non piace a nessuno. Quindi è chiaro che comunque prima o poi questo atteggiamento ti scoccia. E chiaramente queste donne, pochissime donne che sono riuscite a cambiare il loro carattere, pochettino hanno cominciato a farsi rispettare, pure perché il narcisista è anche un manipolatore, quindi chiaramente vi lascio immaginare. Povera chi ci capita. E quindi spesse volte, diciamo così, anzi non spesse volte perché questo è raro che possa succedere, però in rarissimi casi il narcisista va via anche quando si rende conto che la vittima è diventata una persona totalmente diversa, cioè che non è più vittima, ma è padrona di se stessa. Anche in questo caso il narcisista se ne può andare, anche perché siamo onesti. Noi chi è che andiamo a fare solletico? A chi ne soffre? Perché c'è più gusto. Quindi il narcisista da chi va? Va da chi chiaramente sta soffrendo, per modo di dire. Non va certo da una donna sicura, per intenderci, che si mette sul piedistallo. No, assolutamente no. Quindi è chiaro che nel momento in cui una donna preda del narcisista cambia atteggiamento, comincia a essere sicura di sé, tutto quanto, per il narcisista non c'è più gusto, non c'è più gusto appunto stare con questa donna e se ne va a cercare un'altra. Anche in questo caso il narcisista va via, anche se la cosa è molto rara, perché spesso e volentieri queste donne sono troppo, diciamo, come dire, soffrono da dipendenza affettiva, diciamo così. Purtroppo, dico purtroppo. E quindi, di solito è raro che una donna possa, diciamo, in un certo senso, lavorare su se stessa proprio mentre sta con questo narcisista. Di solito succede che dopo che magari uno si è lasciato, allora fai tutti i lavori che vuoi, però durante no. Assolutamente. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e se vi è capitato qualche storia con qualche narcisista, contattatemi in privato oppure qui sotto nei commenti, fa lo stesso. Ciao ragazzi.